Benvenuto a James Chen, co-portfolio manager del fondo Allianz Global Artificial Intelligence. Iniziamo questa breve intervista. James, in termini di capitalizzazione delle aziende, dove vediamo maggiori opportunità di investimento e quindi anche maggiori potenziali guadagni? So, in terms of market capitalizations, Allianz Global Artificial Intelligence non ha un focus su particolari capitalizzazioni di mercato o su specifiche aree. La strategia è agnostica, ovvero si ricercano e selezionano le opportunità di investimento reputate più interessanti. Al momento il portafoglio del fondo è composto principalmente da società media o media grande capitalizzazione, in quanto è proprio in questa fascia di titoli che oggi sono riscontrabili i più interessanti potenziali di apprezzamento. Non è facile immaginare in che modo una società come ad esempio Apple, quindi una mega large cap con capitalizzazione di quasi 1.000 miliardi, possa avere un potenziale apprezzamento del 100%. Ci sembra preferibile analizzare società a media o media grande capitalizzazione, con possibilità di registrare apprezzamenti sensibili per il portafoglio di investimento del fondo. In riferimento invece ai titoli FANG, qual è la nostra valutazione? Sono un'opportunità già passata, un'opportunità del presente, oppure li possiamo considerare anche un'opportunità del futuro? I titoli FANG non sono il passato, anzi, rappresentano il presente. Hanno buone opportunità di crescita nel futuro e rappresentano tutt'oggi investimenti interessanti. Detto questo, come ho accennato prima, il fondo Allianz Global Artificial Intelligence è focalizzato su società in grado di sfruttare a 360 gradi le opportunità offerte dall'intelligenza artificiale. Questo non significa che le società FANG non usino l'intelligenza artificiale, lo fanno. Ma noi selezioniamo realtà che riteniamo possano sfruttarla in modo più significativo, con maggiore impatto sui propri business. Solitamente l'apprezzamento è sostenuto dai miglioramenti dei profitti e la crescita tende a rispecchiarsi nei livelli dei prezzi confrontabili a quelli dei titoli FANG. Terminiamo la nostra intervista con un'ultima domanda. Parliamo di infrastrutture dell'intelligenza artificiale, di applicazioni e anche di settori che verranno impattati dall'intelligenza artificiale. In quale di queste tre aree pensi ci possano essere maggiori sviluppi? Il tema è particolarmente vasto. Al momento sono presenti nel portafoglio del fondo principalmente società conosciute nei settori Artificial Intelligence Infrastructure e Artificial Intelligence Application. Ci sono società che sviluppano hardware, software e varie altre soluzioni che consentono di adottare o applicare l'intelligenza artificiale nei propri business. Se analizziamo i cambiamenti nella storia recente in differenti settori, quali il manifatturiero, l'automotive o la finanza, possiamo subito notare che gli input derivanti dall'intelligenza artificiale sono stati particolarmente influenti sulle prospettive di crescita. Riteniamo che l'automotive sia potenzialmente l'area con i principali impatti legati agli sviluppi dell'intelligenza artificiale. Attualmente si può contare su alcuni sistemi di sicurezza, ma nel tempo il progresso porterà inevitabilmente ad avere auto con pilota automatico e con maggiori livelli di sicurezza. Anche il settore salute beneficerà di nuovi farmaci, terapie, gestione di pazienti e altre soluzioni innovative con grande vantaggio per i pazienti. Non da ultimi, il manifatturiero e l'automazione rappresentano due settori in primo piano per gli sviluppi trainati dall'intelligenza artificiale. Grazie, James.